la vita vale meno del denaro, è quello che insegna l'incredibile caso di Eleonora, 10 anni appena compiuti lo scorso 3 dicembre, che è stata resa tetraplegica al momento del parto da un errore medico. I genitori della ragazzina, dopo una lunga battaglia legale, avevano ottenuto un forte risarcimento dalle assicurazioni che coprivano l'azienda sanitaria di Rovigo, 5 milioni e 100 mila euro, il più grande mai disposto nel nostro paese, pagato solo nelle scorse settimane, dopo 10 anni. Però le assicurazioni non si sono rassegnate. Dopo scontri legali e carte bollate a iosa, ora ci hanno riprovato, chiedendo alla Corte d'Appello di Venezia di ridurre il risarcimento versato per Eleonora, con una motivazione aberrante: la piccola non vivrà a lungo per usare i soldi che gli spettano per sopravvivere. Sono molto arrabbiata oggi, molto arrabbiata perché questo continuo accanimento verso di noi e soprattutto verso mia figlia, l'innocente di tutta la situazione, è dettato solo dal Dio denaro, perché purtroppo queste assicurazioni non accettano il fatto di aver perso nel civile e di quindi sono stati condannati a dover pagare un risarcimento per mia figlia, e non esistono basi che possano dire che mia figlia arriverà non oltre i 20 anni. Un vero e proprio oltraggio quello delle assicurazioni. I Lloyd's e l'Amtrust Europe Limited di Londra, alla piccola Eleonora e al senso comune della vita, trasformati in un accessorio delle grandi multinazionali. Infatti, secondo gli assicuratori, la piccola non ha un'aspettativa di vita che gli permetterà di godere del risarcimento. È stato un consulente dei Lloyd a garantirlo in una perizia. Quindi tanto vale ridurlo. Non hanno diritto ad alcuna riduzione perché hanno perso in primo grado nel tribunale di Rovigo e il tribunale ha stabilito un risarcimento noto, maxi risarcimento di 5 milioni e 100 mila euro. Avrebbero voluto e stanno tentando di chiedere la riduzione del risarcimento sulla scorta di un'aspettativa di vita che loro calcolano sulla scorta del nulla in una aspettativa di vita che sia pari ai 20 anni della bambina.